Passiamo la parola a Nicola Marotta, che si occupa di servizi di ingegneria, di progettazione di ambiente e quindi è particolarmente sensibile al tema della sostenibilità e delle innovazioni tecnologiche. Prego. Io vorrei invitare tutti ad una riflessione. I grossi cambiamenti dell'umanità hanno in qualche modo seguito sempre le scoperte scientifiche. Se pensiamo al fuoco, quando l'uomo ha inventato il fuoco, si è difeso dagli animali, si è scaldato e ha cotto i cibi. Poi ha inventato la ruota. E quindi con la ruota ha cominciato a trasportare le cose con grande facilità. Ha inventato il motore a scoppio, ha fatto la rivoluzione industriale. Ha inventato i computer, ha fatto la digitalizzazione. Adesso siamo in una condizione totalmente rovesciata. Perché abbiamo gli obiettivi da raggiungere, ma non abbiamo ancora la tecnologia che ci consente di raggiungerli in modo corretto. E quindi è una situazione, secondo me, nuova, generale, in cui l'uomo si trova ad affrontare. Sgombriamo il campo da quelli che dicono che non è vero che la CO2 riscalda il pianeta, quelli che dicono che i termometri erano vicino alle città e quindi vicino alle città comunque la temperatura è aumentata, da quelli che dicono che c'è il periodo dei 4 secoli intorno al Medioevo che era un periodo caldo, poi sono venuti 4 secoli di freddo fino a metà 800 e quindi sono oscillazioni dovute al pianeta. Ormai, diciamo, noi tutti siamo convinti che la nostra attività e la produzione di CO2 ci scalda e ci scalda troppo e quindi dobbiamo ridurla. E quindi sappiamo tutti che ridurla significa non bruciare niente di organico. Non bruciare niente di organico significa non bruciare niente che abbia vissuto, perché pure il petrolio, insomma, in qualche modo deriva da vegetali. Quindi non dobbiamo più fare quello. E il problema non è semplice, come dicevo, perché sappiamo dove arrivare, ma non sappiamo come. Credo che lo si possa vedere in generale da un punto di vista culturale e poi da un punto di vista tecnico-economico. Queste sono, secondo me, le cose che si vedono di più. Da un punto di vista culturale siamo abbastanza, diciamo, noi in Italia siamo già convinti, diciamo quasi tutti. Non dico che è da bar il discorso della transizione energetica, ma è quasi da bar. Quindi dal punto di vista culturale ci siamo. Ci saranno paesi che sono più indietro per ragioni economiche e anche di minore, come dire, struttura culturale, però ci arriveranno. Quindi dal punto di vista della convinzione ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Il problema è tecnico-economico, perché produrre energia col gas o con gli idrocarburi è tremendamente più semplice e più economico. Quindi è questo il vero problema, perché è troppo più conveniente di tutte le altre forme. Chi fa il mestiere mio le stiamo provando tutte, come tante società come la mia, però ci ritroviamo sempre allo stesso punto, cioè c'è troppa differenza ancora dal punto di vista economico affinché queste cose partano da sole. Quindi che cosa si può fare? Si deve continuare a ricercare, e lo stanno facendo credo tutti oramai, perché cap si capisce che pure dal punto di vista ingegneristico è la sfida del nostro tempo. E poi, diciamo, dal punto di vista delle istituzioni, dei governi e di chi può decidere queste cose. Bisogna incentivarle, senza incentivazione non si va da nessuna parte. E quindi credo che questa strada che abbiamo intrapreso, che in effetti è l'unica possibile, credo, almeno per quello che io possa capire e vedere, deve continuare. Alcune delle tecnologie che stiamo provando saranno abbandonate, magari nascerà qualche altra, magari riusciremo a produrre l'idrogeno a un costo inferiore, non lo so, però non possiamo fare altro che continuare a provare dal punto di vista tecnico-scientifico e sperando che i governi sostengano queste cose, se no non si va avanti. Ho finito. Grazie, grazie, grazie tanto a Nicola Marotta.